Abbiamo un sacco di soldi, possiamo volare a Area 52. Sfida 1, corpo di Forgorn. Quindi, di corsa! Sicuro, sciocche creature terrestri. Volevo dire, signori. Ah, certo, come no. Sai che per un attimo ho pensato andasse contro il cartellone? Che cos'è? Una specie di rapimento, forse? Non lo so, tu credi? Pensavo che avremmo avuto modo di conoscerci prima dell'invasione marziana che ridurrà il vostro piccolo bizzarro pianeta in briciole. Che ne dite, ragazzi? Per una partita bridge ci manca il quarto, ma che ne dici di un paio di giri a scappa e salvati? Comincio io! Mi dispiace, non lo conosco. Che ne dite di una mano di vediamo che cosa c'è all'interno di un papero? Beh. Allora, dov'è l'interruttore di becco di Troneum 47Z? Mi trasformerà in un filetto! Mi trasformerà in un filetto! Non lasciate che mi tocchi il becco! Guarda! Ma dai! Cosa ci fa qua? E perché ci ha liberato? Siamo liberi! Caspita, e dico caspita e caspita, questo è quello che succede a fare l'autostop. Ma porca la miseria! Volta gli controllo i documenti. Ah, quel Fogorn sta sempre a scimmiottare qualcuno. Se qualcuno potesse restituirmi il mio corpo, gliene sarei grato. Mi pagherei con una scimmia, vero? Allora, cosa dobbiamo fare qui? Io intanto inizio... Aia! Stavo dicendo, inizio ad andare a menare gli scienziati. Ok, quindi è una lotteria questa. Come mi aspettavo, potevo saltare sui muri, perfetto. Allora, già... Aspetta, ok, volevo vedere dove erano Titti e Silvestro, grazie del lingotto. Ecco qua, dobbiamo riuscire a salire su. Allora, iniziamo una cosa per volta, dove siamo finiti? Dove cacchio siamo? Ecco qua. Ok, e la prima statuetta ce l'abbiamo. Il coniglio potrebbe farsi male qui. Attraverso i denti e le gengive. Ok, no, ci ho sperato. So che magari ho sbagliato, ma ho voluto tentarla. Su, a tavola! Ah, ma aspetta. Ma è più semplice forse di quanto... No. Allora, potrei. Forse è. Potrei ingannare il gioco, ma... Mi sa che è più il mio tentativo che altro. Non importa. Dove siamo finiti? Facciamo le cose per bene, allora. Seguiamo la piattaforma. Falso e divento un ex. Ah, ma mi porta in giro lei! Mi porta in giro la piattaforma? Io pensavo avesse un percorso. E allora, stai io buono. Io denuncerò alla protezione animali. Così impari. Così. Non si butta via niente. Certo. Allora, qua non c'è più niente, d'accordo. Io intanto... Proseguo il mio giro. Esatto, nella speranza di trovare tutto. E tra l'altro, dove sono finito? Ok. Cosa ho preso? Non lo so. Grazie. Ranocchione. Scienziato. Rimasto bloccato. Dove sono? Aspetta, non vedo la telecamera. Ma porca. Allora, dov'è? Dove cacchio è andato? Sì, ti piacerebbe, scemo. Dunque. Posso romperli? Perfetto. Credo di aver preso tutto da questa zona. Credo, abbiamo trovato 3 statue e un sacco di soldi. Perfetto. Ma scusa la curiosità, scusa un attimo a questo punto. Ma questo... volevo provare, scusami, quel raggio laser. Madonna, ho preso tutti i lingotti. Che passa qua? Ah, ma... E io pensavo che era un raggio che girava per la stanza, è la luce della stanza! Vedete la linea che c'è davanti? Io pensavo che era un raggio che girava mentre noi facevamo il giro e che magari ci faceva danno. Vabbè, Duffy, io ho fatto tutto quello che c'era da fare. Ecco qua. Ecco a voi la squadra B. Duh. Oh, era ora, brutto ladro di gioco. Brutto ladro di gioco, tieni. Aspetta, perfetto.
Bella. Proprio un modello 3D, non è un'immagine quella. Ok. Ma... non puoi andare più veloce di un intelletto superiore. Va bene. Allora, iniziamo a fare due cose prima. Faccio un tentativo. Prima portiamo di qua anche Bugs, che si sa mai che serva anche lui. Perfetto. Allora. Grazie. Vediamo. Ok, come faccio? Esatto. Allora, di sopra è pieno di soldi e ci sono anche i croccantini. Poi, di sotto abbiamo una statua, un robot e credo dall'altra parte lo scienziato con Titti e Silvestro che abbiamo visto, aia, poco fa. Ma è un Gundam. È un Metal Gear questo. Quanto ci metterò a distruggerlo, esatto? Ecco fatto. Ma bastardo. Ecco fatto. Dai, ancora uno. Ok, è andato, perfetto. Oh, ma il robottone, ovvio, era chiaro che ci avremmo messo un po' a ucciderlo. Però non mi aspettavo neanche così tanti colpi. Perfetto. Dunque, prima di entrare. Ok, fantastico. Affitta il costume spaziale per $100. E il costume spaziale che cosa ci serve? Ci fa volare? È molto probabile. Quindi io prima di fare qualsiasi cosa, coraggio, prima finta che sia becchino. Vedo che cosa c'è in giro. Ehi, altri 5. Ecco qua. Cosa ho preso? Non lo so. Dunque. Allora, prima di tutto qui. Oh, nonna, aspettami. Ah, cavolo, girati. Ecco fatto, grazie. Stai cercando Titti e Silvestro, vero? Ho sbagliato. Fammi cambio, dammi il cambio. Tieni la maglietta, guasta feste, ma più tardi sarà il tuo turno. Nonna? Sono troppo impegnato, Daffy. Non si allontanano mai così a lungo. Troveremo il piccoletto per te. Ci penso io, nonna. Intanto, ranocchione. Perfetto. Distruggiamo tutto perché il vandalismo è sempre giustificato. Dunque, credo che qua sotto abbiamo preso tutto, a parte il costume. Vediamo di sopra dove ci porta. Questo è il massimo? Ok, non mi porti più su, vero? No, peccato. Dunque, come arriviamo là sopra? Ci arrivo con un doppio salto? Credo di no, eh. Dio mio, la telecamera di questo gioco. Posso saltare qua sopra? Sì, ma non mi porta da nessuna parte. Ok, allora. Ok, no, non ci arrivo, quindi iniziamo a fare una cosa per volta. Eccoci qua, allora. Cosa possiamo fare da questa parte? Niente, ci sono solo i soldi. E allora iniziamo a portare Daffy da questa parte. Credo che abbiamo sbloccato uno shortcut. No, forse no. Però se portiamo già Daffy di qua, noi possiamo cadere di sotto tranquillamente e poi farci riportare su da lui. C'è un'altra rana? No, sembra di no. Allora io finisco di prendere i soldi, grazie. Dove siamo? No! Stavo facendo il giro io. Eccoci qua, dicevo. Portami su. E poi mi lasci cadere. Vabbè, per prendere due monete, guarda, le lascio anche lì. Ah, ma cosa ci serve quindi la tuta spaziale? Scusami un attimo. Allora, immagino che questi cosoni qua ci elettrificano, quindi è meglio fare attenzione. Vabbè, che per... quant'è che ci dà questo? $50, sì, ok. Però non mi spreco neanche troppo. Calmo un attimo. Perfetto. Sì, tanto mi sa che li ho già... ne ho già persi un po' di croccantini, eh. Fermiamo Titti e Silvestro. Ehi, altri 5. Hai rotto il mio inalatore. Ecco qua, perfetto. Andato. Che cosa? Sinfonia di foglie degli amici. Mi hanno incastrato, cazzo. Ma che poi cosa... chissà cosa voleva mai dire Sinfonia di Sogliole Siamesi. Cioè, è proprio una frase che non vuol dire assolutamente nulla. Però possiamo tornare alla stanza di sotto. Ah, ma c'è un ascensore. Fermo un attimo. Trovo che l'architettura moderna... portami su. Fantastico. Grazie dei soldi. Bene, abbiamo un ascensore. Non male. Vediamo quanto ce la farà pagare la scimmiotta. Secondo me è troppo. Dove sei? Ma...
Ah, ok, dicevo. Ehi, piovono scimmiette bonus. Secondo me ce la regala. Ma sì, è il vecchio Foggy. Ehi! Quella ladra è scappata con il mio prezioso gioiello! Ma non è lei, mi dispiace. I marziani si comportano in maniera sospetta, scopri cosa complottano. Tu invece? Io continuo a lanciare l'amo, ma tu non abbocchi. 2500, in vendita, eh? Dico in vendita. Guarda, sono un po' tanti al momento. Questo è uno di quegli schemi a piramide? Ma sai che volendo in realtà potrei prenderla, solo che ho paura che il prossimo giro dove andiamo mi costerà molto di più. Già abbiamo pagato un sacco per questo, quindi. Trova il nucleo marziano. Daffy, portami su. Chi? Io? Scusa, parli con me? Sì, parlavo con te. Ok, quelli me li ricordo. Quelli me li ricordo, sti alieni qua. Me lo ricordo l'episodio dove appaiono. Dite che ci fanno scendere di qua. Vabbè, chi se ne frega, io intanto. Prima faccio un giretto. E infatti abbiamo già trovato. Ecco qua. Il Metal Gear è andato rotolandogli contro. Questa è la vera arma anti-Metal Gear. Dov'è lo scienziato? Eccolo qua. Ecco qua. Ah, ma a proposito, aspetta un attimo. Il costume da cacchio di coso cosa serviva? Aspetta un po', chi sta curiosa. Fermo lì. Il suonatore di tamburo che alloggia nel mio cervello è pregato di portarla. Altra scimmietta già raggiunta. Silvestro, grazie al cielo, state bene. A proposito, è vostra questa scimmia? Pensate, mi ha visto piangere e mi è saltata in braccio. Sicuramente ne hai altre nascoste di queste. Scimmia bonus ottenuta, grazie nonna. Dove finiamo di qua? Ma anche il cane me lo ricordo, Dio mio. Che ricordi che mi salgono per la testa guardando sti livelli. Grazie. Ehi, altri 5 centesimi. C'è qualcos'altro? Sì, si prosegue. Ecco qua. Non vedo la telecamera però, Dio mio. Allora, calmi un attimo. Robot assassino! Dio mio, certo che la tecnica per uccidere la gente in sto gioco è veramente assurda. Ecco qua. Vai, evitali! No, calmo! C'è anche il Metal Gear! Devi distruggere il Metal Gear, Max! Ferma il Metal Gear! Ecco qua. Ehi, un soldo! Addio al Metal Gear. Avremmo dovuto insegnare a Fox come evitarlo. Non rompermi gli occhiali. No, fermo. Ecco fatto. Andato. Oh, aspetta, c'era un altro, non l'avevo visto. Chi è il simpaticone? Io, sono qua proprio accanto a te. Cosa diavolo è stato? Un martello grosso contro la tua faccia verso il muro. No, di qua. Perfetto. Ok, non so che cosa ci abbia sbloccato tutta questa situazione, però andiamo di qua. Dove siamo? Non ne ho idea, però abbiamo trovato già una marea di ranocchietta a sto giro, E siamo già, ammetto che non pensavo, siamo già a 4 croccantini. Assurdo. Ma più che altro è il suono che fai quando distruggi tutta sta roba in una botta sola. Da un fastidio. Hai rotto il mio inalatore. Sì, e fra poco ti ho anche rotto la faccia, pensa un po'. Oh, ma tutta la roba la metto tutta assieme in sto livello? Ecco qua, grazie. Ranocchia. Perfetto. Oh, ma sto livello, le cose subito, rapide, così mi piace. Tutto veloce, tutto subito. Ecco fatto. E in tutto ciò noi dove siamo finiti? Credo che siamo tipo vicino a Daffy qua, sai? Non vedo. Ok. Sì, siamo dove c'era la porta. Quindi noi siamo entrati lì e questa era la porta dopo. Perfetto. Ci sono altre porte? Non credo. Oh, sì. Aspetta, Daffy dov'è? Scusami. Se qua c'era il checkpoint non c'era Daffy qua? Ah, era contro il muro. Oddio, me l'ero anche scordato che era qua. Va bene, allora, facciamo un attimo un controllino nella porta di prima. A cosa mi serviva il costume, allora? Ma è giusto curiosità, magari non serve neanche a nulla. Vediamo. Magari ti fa solo volare per un breve tempo.
Usa il costume spaziale per disintegrare i marziani, premi cerchio per colpirli. Ok, però non mi dà niente altri poteri, mi fa solo sparare. E posso ancora usare il martello, quindi... Cioè, non è... Vabbè, uccide praticamente con due colpi, quindi ci può stare. Uè là, ma solo un ringotto troviamo? Ma sai che quasi quasi... Credo che in questo pezzo dobbiamo usare l'impavido Daffy, vero? Questo è un lavoro per l'impavido Daffy, esatto. Quindi prima prendiamoci tutto quanto quello che c'è in questa zona, ovvero soldi e statuette. Oh, ma... In sta zona veramente le cose proprio regalate, eh? D'accordo, dite che ce la facciamo in 30 secondi? Vai, impavido Daffy sì allora. Guarda lì, un punto di affitto per l'impavido Daffy. Tu non puoi vederlo, ma il mio piede si sta battendo un miglio al minuto. I miei superpoteri. Eccomi qui, l'impavido Daffy. È invincibile e può partecipare agli eventi per l'impavido Daffy. Dunque... Sarà una corsa con le moto spaziali. 3, 2, 1, vai! Mi ricorda tanto la pista arcobaleno. Ma nessuno mi ha detto i comandi. Oddio, Ma non mi avete detto i comandi! Sei bloccato! Sei bloccato e vendono le caramelle! Vendono le caramelle dell'Unitoons! Posso riprovarla? Allora, aspetta, mi butto di sotto. Niente, non posso fare nulla. Questa partita è persa fin dal principio. E non mi hanno spiegato cosa devo fare. Pubblicità occulta comunque nei videogiochi, che schifo. Ma non li raggiungerò mai. Forse sì, in realtà. Non li raggiungerò mai. Ecco qua. Ma vaffanculo! Ma mi è venuto addosso e mi ha bloccato! Ma papà. Ecco qua, almeno i soldi, guarda. Una soddisfazione minima ce l'abbiamo, dai. E siamo quinti. Ma ho paura che non ce la facciamo. No, beh, forse abbiamo speranza, dai. Ma guardalo! Quando mi viene addosso lui io mi blocco. E se gli vado addosso io non succede nulla, ovvio. No! Sono caduto! Ma vaffanculo! Sono ricco. Niente, spero che me la facciano rifare perché questo giro sono partito lentissimo, mi sono bloccato contro un muro. Questo minigioco è una sfida Mario Kart con dei bot con i cavolo di trucchi attivi. Perché parti in svantaggio che tu non hai idea di come devi fare? E soprattutto se loro ti vengono addosso ti bloccano. Che schifo. Devo arrivare primo, fammi indovinare. Ma va. Rifacciamola, va. Fuori combattimento. Evita di andare contro gli oggetti, evita di andare contro gli oggetti. Vittoria. Meno male. Meno male, madonna mia, finalmente. È stata una rottura di palle sto minigioco. Che conclusione, ragazzi? Sara, perché ti amo? È un'emozione. Mi spinge dentro la mano. No, vittoria. Ora la scimmia col diamante scappa. Ah, c'è una statua là sopra. E come ci arrivo lassù? Ah, scusami, ok, ho capito. Ma io come ci arrivo là sopra? No, ti prego. No, ti prego, è andata nel percorso. Devo inseguirla. No, ti prego. È quella viscida di una scimmia. Seguila. Viscida. $10,000, madonna. Vabbè, entreremo lì prima o poi. No, siamo da tutt'altra parte. Ok, ma se facciamo come a Las Vegas, che riusciamo a tagliarle il percorso, la veniamo subito. Oddio, Crash Bandicoot. Vabbè. Tuttavia niente.
Io vado e avanzo, poi. Ecco qua. Quello che succede, succede. Io continuo ad avanzare il più veloce possibile. Ferma lì tu. Ferma. Presa. Presa. No, 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 dai. Dilettante. Presa. Oh, finalmente. Non è quella, mi spiace. Lo so, lo so. È sempre una sorpresa, Chi è quella scimmia? Perché continua a sfuggirci? Biglietto per la giungla? Direi di no.